siamo alla 38esima assemblea dell'ANCI qui a Parma e siamo con la sindaca di Mon San Pietro Morico in provincia di Fermo, Romina Gualtieri, sindaca di un comune che ha subito il grande trauma del terremoto dell'Italia centrale. Ma iniziamo con una bella notizia. A breve la sindaca e la sua comunità inaugureranno il municipio restaurato. Sindaca, ci racconti l'esperienza. È stata un'emozione particolare quella di poter rientrare nel presidio che per tutti i cittadini è la casa di tutti, la casa del comune. Certamente abbiamo trascorso 5 anni dal terribile sisma del 2016 che ci ha messi a dura prova, perché oltre al sisma abbiamo dovuto fronteggiare emergenza su emergenza anche il Covid, per cui abbiamo approntato nei container, nelle sedi secondarie tutto quello che necessitava fronteggiare una pandemia. Ma tutto questo non ci ha fatto mai arretrare di un millimetro, perché forgiati dalle prove del sisma abbiamo saputo fronteggiare anche l'ulteriore emergenza e quindi abbiamo con gioia terminato la ricostruzione del primo comune nel cratere del sisma e quindi siamo molto molto orgogliosi di poter inaugurare insieme alla cittadinanza tutta questo magnifico palazzo ridonato alla comunità. Una comunità di un piccolo comune, e questo tema del piccolo comuni è un cavallo di battaglia dell'ANCI, del Dipartimento della Funzione Pubblica, di Formez, hanno un progetto importante. E allora la domanda è, nell'ottica del PNRR e dei piccoli comuni, quali sono le criticità che un sindaco sul campo, in prima linea, vede per le proprie comunità, per il proprio personale e per la propria possibilità di raggiungere gli obiettivi di ricrescita? Certamente le criticità maggiori si manifestano nell'ambito della gestione dell'ordinaria attività amministrativa e quindi nell'erogazione dei servizi, che ahimè già era abbastanza difficile in precedenza, e dopo sia il sisma che il Covid abbiamo sentito ancora di più l'assenza di personale. E quindi in primo tra tutti vorrei citare soltanto la mancanza nel mio comune, come in altri comuni, perché ricordo che nella provincia di Fermo su 40 comuni 33 sono piccoli. Ecco, quello che notiamo io perlomeno, sono 5 anni che sono in assenza di segretario comunale, con criticità e difficoltà a reperirlo soltanto per una indizione di giunta comunale o di consiglio comunale. Una difficoltà inenarrabile che, oltre alle criticità del sisma, per cui noi affianchiamo alla gestione ordinaria, quella straordinaria del sisma, per non dire la prosecuzione di tutte le attività di sanificazione, di inseguimento, di mantenimento insomma dei contagi, di controllo delle persone che sono contagiate, con assenza di personale. Quindi, come potete ben immaginare, sono tutte quante responsabilità a carico di una kamikaze, che sono io in questo momento. Ecco, contiamo molto su questo piano di ripresa e resilienza sotto il profilo di implementazione in pianta organica di nuovo personale. Quindi a livello strutturale spero e reputo che possa procedere all'assunzione soprattutto di nuovi giovani che, sono certa, con le competenze e la buona volontà riescano ad erogare servizi in maniera egregia ed esemplare per quello che necessita una comunità che, seppur piccola ma solo sotto un profilo numerico, è molto esigente. E in questo tema è importante la collaborazione con le regioni, perché il PNRR si sviluppa attraverso una catena di responsabilità dal centrale, dall'Europa, al centrale, al regionale, al locale. Allora nelle Marche, tra tradizione e innovazione, con un testimonial incredibile come il CT della Nazionale Mancini, qual è il rapporto con la regione e che cosa intendete fare? Il nostro Mancini è un grande che rappresenta le Marche nel mondo ed è un po' l'esemplare delle Marche. Questa regione ha il plurale che non demorde di fronte alle criticità e alle difficoltà, ma che, come tutti quanti noi, sa rimboccarsi le maniche e lavorare. Con la regione il rapporto è ottimo, anche perché, soprattutto in questa fase, ha posto un occhio di riguardo sulle piccole realtà, pensando che non sono le città metropolitane o le grandi città ad aver bisogno e necessità di un occhio di riguardo, ma perché tutto in modo equilibrato possa svilupparsi e funzionare
in modo coeso, corretto e per valorizzare quelli che sono i magnifici borghi storici, culturali. Proprio l'altro ieri è stata varata nella assise del Consiglio regionale una legge che promuove quelle che sono le iniziative a beneficio anche dell'enogastronomia e dei tesori storico-culturali dei piccoli comuni. Quindi valorizzare di nuovo l'importanza dei piccoli comuni, soprattutto in rapporto ai grandi, credo che sia abbastanza lungimirante, anche perché chi non conosce la storia non può proiettare un egregio futuro.